Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Pace a tutti, cari fratelli, care sorelle, voi tutti che ascolterete questo video. Vi salutiamo qui dalla città di Gerusalemme e voglio condividervi un pensiero della parola di Dio camminando qui nelle strade di questa città. Quello che ho potuto vedere purtroppo è tanta confusione. Ho visto tanta confusione religiosa, per così dire, una confusione spirituale in questa città dove purtroppo la maggior parte degli abitanti hanno rinnegato il Messia. Perciò ti voglio dire in questo momento, caro che ascolti, non rifiutare il Messia, non rifiutare la verità, non rinnegare Cristo. Perché se no rimarrai nella confusione e nel buio. È scritto nella lettera ai Galati, l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, disse che la Gerusalemme di sotto, la Gerusalemme di quaggiù, è schiava con tutti i suoi figli. Perché loro hanno rifiutato Gesù, purtroppo hanno rifiutato il Messia. E ti voglio dire, se tu rifiuti il Messia, se tu non credi nel Cristo, nella parola della verità, tu sarai schiavo. Tu sei schiavo se non credi in Gesù. Ed è quello che io ho potuto constatare in questa città di Gerusalemme. Guardate lì, cari nella grazia, dove c'era il Tempio di Salomone che Dio aveva mandato a costruire, Dio aveva fatto costruire, ora c'è una sinagoga di Satana. C'è un tempio di Baal, dove c'era il tempio di Salomone, si adorava l'unico vero Dio, ora c'è un tempio delle tenebre. Vedete cosa fa, carissimi nella grazia, l'apostasia spirituale, l'apostasia, il rinnegare la verità. La maggior parte degli ebrei, che voglio dire tra virgolette, noi dobbiamo amare gli ebrei, dobbiamo sentire una misericordia per loro, una compassione per loro, in un certo senso li dobbiamo stimare, ma purtroppo loro, la maggior parte di essi, degli ebrei, hanno rifiutato Gesù Cristo, lo hanno rinnegato, lo hanno rifiutato, egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, dice la Bibbia. Cosa stai facendo del Messia? Se tu non lo riconosci, se tu lo rifiuti, se tu lo rinneghi, tu sarai schiavo, sarai nella confusione, sarai perduto come la Gerusalemme di qua giù, c'è tanta confusione. Cari, dove c'era il Tempio di Salomone, ora c'è un Tempio del diavolo, un Tempio dell'iniquità. Guardate il monte del Tempio, ormai, possiamo dire in un certo senso, è contaminato dallo spirito dell'anticristo. Perché loro hanno rifiutato il Messia. Non rifiutare il Messia. Hallelujah. Believe in the Messiah. Believe in Jesus. Because Jesus is the only way to heaven. Oh, hallelujah. Amen. Jesus is the living bread for your soul. Hallelujah. Believe in Him and you will find the truth, the freedom in your heart. You will receive the Holy Spirit. Alleluia, riceverai lo Spirito Santo e la tua vita diventerà il tempio di Dio e tu non sarai più un tempio di Satana. Lì c'è il tempio del diavolo, dell'anticristo. Ma noi abbiamo Gesù nei nostri cuori, alleluia. Amen. Siamo pietre vive del tempio di Dio, siamo pietre viventi. Alleluia. Alleluia, perché possiamo dire Osanna al Re dei Re. Alleluia. Oh, gloria a Dio. E ti voglio dire, l'anticristo non ha potere su di noi. Noi siamo figli di Dio perché tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Voglio leggervi un passo, amen, della scrittura. Giovanni, alleluia, al capitolo 5, verso 37, Gesù Cristo parlando ai giudei di allora,
Ma parlando a ognuno di noi ancora oggi, dice delle cose molto importanti. Giovanni 5,37: e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Oh, alleluia! E voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. E non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Vedete, quel popolo giudeo di allora non aveva creduto in colui che il Padre aveva mandato. Perciò non avevano la parola nei loro cuori, avevano la parola nelle labbra, ma non nel loro cuore. Avevano la parola nelle filatterie, ancora oggi possiamo vedere in giro per la città tanti ebrei che Dio li illumini, noi dobbiamo pregare per loro, che vanno in giro con le filatterie sui loro vestiti. Le filatterie erano delle strisce, possiamo dire, di stoffa dove loro scrivevano dei passi della Torah, ma loro avevano la parola sulle labbra ma non nel cuore. Loro avevano le filatterie, loro avevano la legge scritta qui in un libro, ma non avevano la parola nel cuore, perché loro avevano rifiutato il Messia. Ed è ancora oggi quello che vediamo qui. Ieri sera siamo stati nei pressi del cosiddetto muro del pianto, dove dicono che c'era il tempio di allora di Gerusalemme, e vedevamo tanti ebrei che piangevano davanti a questo muro, e questo toccava il mio cuore, e dentro di me piangevo e sentivo una compassione per loro, perché vedevo come loro piangevano davanti a un muro. Davanti ai loro occhi c'è un muro, loro non riescono a vedere la luce, hanno un velo nel loro cuore, hanno un muro nella mente e piangono perché hanno perso la presenza di Dio. E così, fratelli, non hanno più lo spirito della vita perché hanno rifiutato il Messia, e c'è un muro nel loro cuore, un muro dell'incredulità. Perciò ti voglio dire: non rifiutare il Messia, perché se no anche tu sarai rinchiuso da un muro, sarai bloccato da un muro, piangerai davanti a un muro. Ma se tu credi nel Messia, se tu credi nel Cristo, se tu credi nel Figlio di Dio, ogni muro cadrà e la verità ti farà libero, e tu non vedrai più un muro davanti a te, tu vedrai la gloria di Dio. Alleluia! Cosa stai vedendo? Stai vedendo la gloria di Dio davanti a te? Believe in Jesus, he is the Messiah! Andalascio, Revia! Credi in Gesù e il Messia e ogni muro crollerà! Alleluia! Believe in Jesus, the Messiah! And you will find the true people of Jerusalem! Wake up! The Messiah is coming! Jesus is coming! Alleluia! Gesù disse: la verità che voi avete udito all'orecchio, gridatela dai tetti. E così noi dobbiamo, fratelli, dire alle persone che Gesù è la verità. Gesù è la via, la verità e la vita, la salvezza. Alleluia, non essere incredulo, perché sennò avrai un muro davanti a te. Sennò, invece di essere il Tempio di Dio dove abita lo Spirito Santo, se tu non credi in Gesù, oppure credi solo con la bocca, sei un evangelico, ma solo con la bocca, e il tuo cuore è lontano da Dio, tu diventerai un tempio di Satana. Dove doveva esserci il tempio di Dio, del vero Dio di Israele, oggi purtroppo c'è il tempio di Baal, e questa è una tristezza. Ma un giorno il Signore restaurerà ogni cosa, alleluia! Il Signore restaurerà ogni cosa, greve teia, perché Gesù ritorna, alleluia! Ma tu oggi devi credere, tu sarai il Tempio di Dio. Amen. Guardate cosa disse ancora il Signore: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Loro leggevano, investigavano, studiavano le scritture, pensavano di avere per mezzo di esse la vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, diceva il Signore. Ma poi Gesù disse: ma voi non volete venire a me per avere la verità.
Se tu vuoi avere la vita, non ti basta leggere le scritture, conoscere, studiare le scritture, tu devi venire a Gesù, tu devi venire a Cristo, devi venire al Messia, devi avvicinarti al Figlio di Dio, devi avvicinarti alla verità di Gesù e ogni muro cadrà e tu diventerai il Tempio di Dio. Che il Signore ti illumini, ti benedica e ti faccia grazia con la sua parola. Amen. Alleluia.